Buonasera, benvenuti in diretta al TG Sportivo di Davide, al TG Sportivo di Davide. Buona serata a tutti da Davide di Radio Bomber Friuli Venezia Giulia. Ricordiamo prima di tutto dicendo che ieri Radio Bomber Friuli Venezia Giulia ha compiuto un anno di telegiornali, un anno di tanta compagnia, di divertimento soprattutto, perché per me. Ricordiamo, sottolineo, ci tengo sempre a sottolineare che per me questo è prima di tutto un divertimento, un passatempo per staccare un po' dai problemi della giornata, della settimana, dei problemi quotidiani. Per me questo è un divertimento fare i TG, essere in diretta con voi nel possibile, quando ovviamente ho tempo, quando, nel possibile degli impegni quotidiani che tutti noi abbiamo. Cominciamo subito col TG Sportivo regionale, parlando dell'Udinese, Udinese che siamo all'antivigilia di Udinese-Bologna che si terrà domenica alle ore 15. È stato presentato Alfredson oggi alla stampa. Alfredson ha detto: "Qui perché volevo nuovi stimoli", sono le parole di Emil Alfredson, scusate. Nuovo centrocampista udinese, il giocatore ha già giocato, appunto, ha già esordito con la maglia bianconera. Oggi però c'è stata la presentazione. Il giocatore norvegese ha detto che è a Udine per fare un salto di qualità e per puntare alla nazionale. Tre carte per l'attacco. Per l'Udinese Bologna sono in gioco tre giocatori in ballottaggio. Si tratta di Terò, Matos e Zapata. Con Colantuono però che sembra orientato a puntare su Matos oltre alla conferma dell'inamovibile Terò. Matos, ho la fiducia del club. L'altro giorno invece è stato presentato Rider Matos, nuovo attaccante udinese, anche lui già con due presenze all'attivo. Ha detto: "Ho la fiducia di uno dei club più importanti al mondo". Ha detto l'udinese conosciuto in Brasile anche per i tanti brasiliani che sono a Udine. Ed è molto contento di essere qui. Per lui, dopo Carpi, è un salto di qualità. È molto contento di essere a Udine a titolo definitivo, appunto, dalla Fiorentina per appunto guardare maggiormente alla sua carriera, al suo proseguimento di carriera. Lega Pro, Pordenone, Bottecchia verso il Pienone. Fa anche rima, Pordenone, Pienone. Ah, che battuta. Bottecchia verso il Pienone, domenica, no, San Valentino, scusate, sabato si giocherà Pordenone Pro Patria. Il Pordenone viene da 5 vittorie consecutive da secondo nella Lega Pro in piena corsa per la promozione in Serie B. Si sarà il tutto esaurito al Bottecchia, quindi per questa importante partita di campionato per il Pordenone. Sport nazionale, Serie A. Ieri si è giocato il primo anticipo di questo turno spezzatino che vedrà le partite spalmate su 4 giorni. Ieri la Lazio ha battuto il Verona per 5-2. E oggi alle 20:45, secondo anticipo, Carpi-Roma con il fischio d'inizio alle 20:45. Manca una giornata a quella che viene detta la sfida dell'anno, Juventus-Napoli, sarà arbitrata da Orsato, sarà arbitrato da Orsato che aveva arbitrato anche la gara d'andata. Sarri in conferenza stampa ha detto a Torino per imporsi, quindi il Napoli non va a Torino per chiudersi, non va a Torino per il punticino, ma vuole imporsi, vuole fare gioco, vuole giocare, vuole soprattutto vincere a Torino il Napoli di Sarri. Allegri ha detto Higuaín è l'uomo in più. Come se sembra un commento, non ha scoperto la luna nel dire una cosa del genere, non ha scoperto l'acqua calda. E nel sapere che Higuaín è l'uomo in più del Napoli, ha detto Higuaín è il Napoli e il Napoli è Higuaín, e quindi sarà ovviamente l'uomo centrale del Napoli, anche se bisogna stare attenti anche a Caleón e ad Hamsik. Inter, Toira addio, cerca investitori. Eric Toira, a distanza di 2-3 anni dall'acquisto dell'Inter, sembra volersene subito vendere, almeno sembra un paio di quote a sentire dai giornali esteri. Sembrerebbe che Toira starebbe meditando l'addio all'Inter e sta cercando nuovi investitori in terra cinese. Rugby, 6 nazioni, domenica, scusate. Italia e Inghilterra valida per la seconda giornata del torneo 6 nazioni di rugby.
Il TG Sportivo finisce qui. Auguro a tutti voi un buon pomeriggio, un buon proseguimento di giornata. Rimanete sempre in onda ad ascoltare la Radio Bomber Friuli Venezia Giulia, che ieri, ricordiamo, ha compiuto un anno di attività, un anno di divertimento, di gioia, di telegiornali, di notizie e di tante tante rubriche, soprattutto opera del nostro vice direttore Andrea Camerini, che fa il TG nazionale alla mattina, poi TG regionale, ricordiamolo, con il direttore Marco Puzzolo, l'oroscopo di Elena e le ricette, le dolcissime, buonissime ricette del nostro Nicolas. Ancora a tutti voi un buon proseguimento di serata, un buon proseguimento di serata con sempre sulle frequenze di Radio Bomber Friuli Venezia Giulia. Ciao!